Ci sono i neutrini associati a una particella, che è la particella mu, che è stata scoperta in un famoso esperimento nel 1947 di Paole Occhialini. Occhialini è stato anche mio maestro ed è, prende il suo nome il nostro dipartimento di fisica all'Università di Milano. Lui era professore a Milano, alla fine prima era a Genova. E poi il neutrino tau associato a un'altra particella che si chiama tau. Questo ha grande importanza nell'astrofisica, nell'origine dell'universo, nella teoria del Big Bang, perché dopo un secondo, dall'inizio del Big Bang, sono usciti un grandissimo numero di neutrini. Sono scappati via, perché pur essendo tutto il resto fermo, perché stava sviluppandosi, i neutrini sono più veloci, sono un eccellente ladro e sono volati via subito, un secondo dopo l'inizio del Big Bang, quindi prestissimo, se vogliamo. Vorrei dirvi adesso quello che si fa, però prima parliamo un momento di particelle e antiparticelle. Mi scuso perché sono convinto che la maggioranza di loro già sanno cosa sono, ma a ogni particella corrisponde un'antiparticella. La prima scoperta ad opera ancora nel 1932 da parte di Blackett e Occhialini in Inghilterra è il positrone, cioè l'elettrone positivo. Sappiamo che c'è l'elettrone negativo, che c'è l'elettrone, c'è un'altra particella che ha la stessa massa dell'elettrone, lo stesso spin, cioè la stessa rotazione dell'elettrone, lo stesse proprietà dell'elettrone, ma carica opposta, cioè c'è l'elettrone negativo e l'elettrone positivo. Così c'è il protone positivo, che noi conosciamo, e il protone negativo o antiprotone suggerito da Fermi. Questo antiprotone può unirsi a un elettrone positivo, l'antiprotone è negativo, il positrone è positivo, quindi ho, ed è stato provato, un atomo di antiidrogeno, dove il nucleo centrale è invece del protone, l'antiprotone è negativo, e intorno a cui gira l'elettrone positivo o positrone, e questo fa parte del problema dell'antimateria. Cioè esiste per ogni particella una sua antiparticella. Come la mettiamo col neutrino? Perché il neutrino è neutro. Allora, la teoria classica ci dice che il neutrino esiste, ma esiste anche l'antineutrino che ha proprietà diverse, che non sono naturalmente la carica, perché la carica è neutra, ma per esempio la direzione della sua rotazione. Il neutrino ruota come una trottola e dipende se questa rotazione avviene nel senso del movimento della particella o senso contrario, cioè se è come fosse un cavatappi oppure uno strano cavatappi che invece di tirar fuori il tappo lo caccia dentro nella bottiglia, di scarsa utilità. Bene, i neutrini, siamo pieni di neutrini e ho chiamato neutrini in cielo e in terra, perché sulla terra abbiamo già visto che i neutrini sono già generati dai reattori. Però sono anche generati dagli acceleratori di particelle, cioè ci sono degli acceleratori, ne conosciamo molti, di cui uno molto importante in costruzione, speriamo presto in realizzazione al CERN, l'LHC. Questi acceleratori producono particelle, queste particelle producono dei fasci di neutrini. Ma ci sono poi neutrini in astrofisica, ci sono i neutrini dal Sole, ci sono i neutrini dalle interazioni dei raggi cosmici che bombardano nell'atmosfera e poi ci sono neutrini che provengono dalla nostra galassia e anche da fuori della nostra galassia, neutrini galattici ed estragalattici. Oggi questo è uno degli argomenti di punta della fisica fondamentale, lo studio di questi neutrini. Anche perché Bruno Pontecorvo, ormai più di 50 anni fa, aveva introdotto un'idea, questa è una fotografia di Bruno Pontecorvo, fortunatamente sua madre abitava a Milano, e ho avuto occasione di conoscerlo molto bene, fino a poco prima della sua morte, che è avvenuta a Dumna un po' di anni fa. Bruno Pontecorvo ha introdotto questa idea delle oscillazioni di neutrini, di cui parleremo tra un momento. Cosa sono le oscillazioni del neutrino? Riferiamoci al caso del Sole. Perché parlo del Sole? Il Sole è una stella qualunque. Il Sole è una stella che ha una massa media rispetto alle altre stelle. Ci sono stelle che hanno massa molto maggiore e stelle che hanno massa molto minore. Però il Sole ha una grande proprietà, che è vicino a noi, quindi è quell'unico che possiamo ben studiare e quindi il nostro studio del Sole serve molto in astrofisica, lo possiamo estendere allo studio di tutte le stelle, quindi è essenziale.
Allora, lui è stato il primo, addirittura in un lavoro non pubblicato, lui era scappato negli Stati Uniti, perché lui era a Parigi, è scappato dagli Stati Uniti perché di razza ebraica, e poi era andato a Chalk River in Canada, dove ha pubblicato delle note interne del reattore, del laboratorio di Chalk River, in cui ha scritto delle cose straordinarie, addirittura dicendo cercate lo stanotrino e addirittura suggerendo come cercarlo, addirittura scegliendo i materiali meno costosi per poter fare un esperimento. Bene, allora vediamo un momento queste oscillazioni. Prendiamo prima il Sole, abbiamo il Sole, vedete che in questo, che ho preso da una trasparenza di un collega russo, c'è scritto Bruno Pontecorvo in russo, come potete vedere, in realtà lui si chiamava Bruno Maximovich, dal nome del padre, perché lui era di nazionalità russa, nato in Italia, ma di nazionalità russa. Anche sul suo passaggio dall'Inghilterra, dall'Italia, poi nell'Unione Sovietica di allora, ci sono molte questioni che potremmo anche parlare. Beh, allora, i neutrini possono venire dal Sole, ma i neutrini del Sole sono neutrini elettronici, perché il problema è che avvengono all'interno del Sole generano neutrini elettronici, non neutrini muonici o neutrini tauonici. Secondo Bruno Pontecorvo, nel loro attraversamento del Sole, nel lungo viaggio verso la Terra, questi neutrini elettronici si trasformano in neutrini muonici e neutrini tauonici. Quindi ci aspettiamo di vederne meno, perché il nostro rivelatore sulla Terra rivela neutrini elettronici, quindi ci aspettiamo di vederne circa un terzo, perché gli altri son cambiati nel loro lungo viaggio e quindi ne vedremo di meno. Poi esperimenti che sono subito partiti sono con neutrini atmosferici, cioè neutrini che i raggi cosmici interagendo contro l'atmosfera producono praticamente qualunque particella, perché sono di grande energia, e producono dei neutrini che arrivano sulla Terra, oppure neutrini dai reattori. Però per vedere le oscillazioni bisognerà andare molto lontani dal reattore. È stato fatto un esperimento molto importante in Giappone con Camland, il quale, che potete vedere di cui parlerò fra un momento, in cui si sono cercate queste oscillazioni del neutrino. E infine i neutrini degli acceleratori, cioè neutrini, fasci di neutrini ben collimati provenienti dagli acceleratori, per vedere se se ne vede o meno dopo un po', oppure se addirittura, producendo per esempio un fascio di neutrini muonici, si producono dei neutrini di natura diversa per le oscillazioni. Tutto questo è stato provato. Se Bruno Pontecorvo non fosse morto qualche anno prima di queste scoperte, avrebbe certamente avuto il premio Nobel. Bene, il Sole. Il Sole è una palla di massa media, come ho detto, di vita media, 4,6 miliardi di anni è una vita media nella nostra galassia, nelle altre galassie. Quello che avviene all'interno, come ho detto prima, produce un'enorme energia. Pensiamo da quanti anni il Sole ci illumina, pensiamo che piccolo angolo siamo noi rispetto al Sole, eppure tutta l'energia sulla Terra, escluso l'energia nucleare, proviene dal Sole, il carbone, l'idroelettrico, eccetera, proviene dal Sole. Quindi è chiaro che il Sole libera un'enorme energia e questa non può essere dovuta né all'energia chimica, il Sole sarebbe bruciato prima, né all'energia gravitazionale, ma Bethe ha detto viene dall'energia di fusione. Ma come possiamo saperlo per essere veramente sicuri? Solo vedendo i neutrini. I neutrini sono tantissimi, perché ognuno di questi processi libera dei neutrini, quindi i neutrini prodotti dal Sole non vengono fermati dal Sole, perché sono ottimi ladri, quindi dal Sole vanno via. Arriveranno sulla Terra, ma sarà difficile vederli. Perché? Perché interagiscono pochissimo, quindi ci vorrà un'enorme massa e per di più questa massa dovrà essere messa sottoterra, in quella che viene chiamata a volte le condizioni di silenzio cosmico, perché qui per esempio raggi cosmici ne arriva sulla mia mano, ne arriva uno al minuto, uno al secondo sulla mia mano, quindi è chiaro che non posso fare un esperimento qui perché arriva tutto sto bombardamento, devo andare sottoterra perché lo spessore di roccia sovrastante assorbe questi raggi cosmici, quindi una grossa massa sottoterra, possibilmente non troppo costosa, aveva detto Bruno Pontecorvo.
e naturalmente aveva ragione. Ecco, questo è un processo, faccio vedere rapidamente, questa è una vista del Sole, è il processo che avviene all'interno del Sole dove, come potete vedere, vedete in rosso,